Buonasera dal Tg. Con la deposizione di una corona di fiori sulla tomba di Norma Cossetto al Camposanto di Santa Domenica di Visinada è stato celebrato il giorno del ricordo per ricordare le vittime delle foibe dell'esodo Giuliano Dalmata. Il giorno di ricordo deve, ha l'obiettivo di far conoscere all'Italia, agli italiani che non lo conoscevano, una pagina drammatica, tragica della storia, quella del confine orientale di quando l'Italia perse questi territori avendo perso la seconda guerra mondiale e di quando ehm, gli italiani, ma non solo gli italiani, eh, vennero cacciati da questo, dal, suo, dal loro territorio di insediamento storico, vennero espulsi, eh, ci fu anche il terribile e tragico fenomeno delle, delle foibe e delle persecuzioni eh, da parte delle autorità eh, comuniste jugoslave di allora. Autorità che um, eh, uccisero anche decine e decine di migliaia di persone sloveni, croati, oppositori politici, quindi non soltanto eh, gli, gli italiani. Eh, Quell'esodo eh, epocale dall'Istria eh, portò a cambiare il, la struttura etnica, nazionale, culturale, linguistica eh, dell'Istria, riducendo gli italiani da maggioranza a minoranza. Eh, la gran parte degli italiani decisero di intraprendere il difficile cammino dell'esodo, una parte minima decise di rimanere, eh, oggi grazie a Chiria, chi è rimasto, grazie ai loro figli e figlie e nipoti, eh, è viva, eh, è florida la lingua, la cultura, l'identità e la presenza italiana in questo, in questo territorio. Istria. Terra di confine rossa di sangue messa più volte da più parti con scopi e idee diverse e contrapposti a fuoco e fiamme. Terra di lacrime dolore, di rancori e vendette ed è proprio in questa terra che si svolge il dramma di una giovane donna. E questa è la vicenda di Norma Cossetto, giovane studentessa universitaria estriana, torturata, violentata e gettata in una foiba. Proprio per questo motivo l'allora presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi nel 2005 le conferì la medaglia d'oro al merito civile alla memoria. Norma è diventata ormai il simbolo di tutte le vittime dell'esodo e delle foibe. Perciò, in occasione del Giorno del Ricordo, l'Unione Italiana, il Consiglio della Minoranza Italiana Autoctona della Regione Istriana e il Consiglio della Minoranza Italiana della Regione Litorano-Montana hanno deposto la corona di fiori sulla sua tomba. Sì, è il simbolo. simbolo delle vittime, tra l'altro ecco, trattandosi veramente di una ragazza giovane, sono convinto che non aveva nessun crimine eh, tale da, da, da dover subire queste, eh, queste aggressioni, però eh, lei è solo un simbolo perché ci sono state tante persone che hanno subito eh, drammi di, di tutti i tipi, eh, ecco, come dicevo prima. Eh, sicuramente l'esodo, le foibe sono state, stati momenti drammatici, però è stato sicuramente eh, non facile rimanere. E dunque, eh, coloro che in pratica, cioè i nostri nonni, i nostri padri, hanno dimostrato un, un grande coraggio per eh, rimanere in queste terre e per effettivamente contribuire al fatto che tuttora. Parliamo l'italiano, c'è presente la nostra cultura e siamo parte del, della, della società eh, odierna, sia dell'Issia sia del Cornero e anche in parte della Dalmazia. Venti anni fa veniva approvata la legge in Italia 92-2004 che istituiva il giorno del ricordo il 10 febbraio di ogni anno al fine di non dimenticare tutte le vittime delle foibe dell'esodo degli istriani, fiumani, dalmati dalle loro terre. Ma la storia del confine orientale sembra una storia della quale se ne parla ancora poco, forse per non aprire ferite che non sembrano ancora rimarginate. Per questo motivo è importante conoscere ed approfondire il passato per costruire un futuro solido e di convivenza pacifica. Ricordare è oggi un gesto di educazione, una sfida personale alla dittatura del presente che ci fa tutti informati e distratti, condannati a oblio repentino. Questa è una citazione di Marco Paolino, un grande drammaturgo, uno scrittore che io condivido eh, perché è vero che siamo condannati a dimenticare le cose e il, il ripetersi della storia delle storie è quasi inevitabile, lo dimostra e ce lo ricorda anche la situazione nella quale siamo, uh, stiamo vivendo anche in questo momento. Uh, ricordare è un, un atto doveroso perché solamente chi uh, vuole conoscere uh, il proprio uh, passato, anche chi vuole conoscere non il proprio passato ma il passato anche degli altri, dimostra di voler capire in un certo senso quella che è la storia di un popolo, di una terra e questo è un atto di educazione anche civile. E come disse Cicerone, la storia è maestra di vita, essa ci insegna a non dimenticare il passato per poter costruire un presente e un futuro di tolleranza, uguaglianza e convivenza. Anche il mio voto conta, il nome del progetto portato avanti dai membri della Commissione elettorale statale per gli alunni delle terze e quarte classi delle scuole medie superiori, indirizzato a motivarli a partecipare al processo elettorale una volta diventati maggiorenni. I corsi sono già iniziati per gli alunni dell'Istria. Il progetto Anche il mio voto conta è stato lanciato nel 2018 e nonostante la pandemia durante l'era del corona, negli ultimi anni migliaia di alunni delle scuole medie superiori in Croazia sono stati educati il più possibile sull'importanza del coinvolgimento dei cittadini nei processi elettorali. I corsi di formazione sono già iniziati a Rovigno e Buie, la nostra troupe televisiva ha verificato come si presentano le elezioni dei maturandi e dei futuri elettori presso la scuola professionale Eugen Kumicic di Rovigno. La nostra interlocutrice è Ivana Belez, membro della Commissione elettorale statale. <sessizia> abbiamo strutturato la nostra lezione in modo tale che nella prima parte, attraverso la parte teorica, ne introduciamo gli istituti fondamentali che rappresentano il diritto di voto e la seconda parte piace praticamente a tutti e in loro abbiamo allestito un vero seggio elettorale, con una vera urna elettorale con schede vere. E infatti, lì sono molti collaborativi e attivi e a loro piace molto quella parte dell'ora. Chiamiamola parte pratica dell'istruzione: votano per veri partiti politici o sono opzioni inventate e simulate? Anche se cerchiamo di trasmettere loro questa atmosfera nel miglior modo possibile durante il giorno delle elezioni, le schede sono solo false. Quindi, all'interno ci sono alcune liste di nomi, ad esempio tutti per la scuola o qualcosa del genere, sanno che è solo un gioco motivo per il quale non possiamo dare loro una vera scheda elettorale, ma ovviamente sono consapevoli che alle elezioni la situazione è un po' diversa. Mi prepariamo soprattutto al voto di preferenza, poiché quest'anno avremo le elezioni per il Parlamento europeo e per il Parlamento, dove potranno vedere per la prima volta una votazione del genere. In conclusione, come sono state le reazioni degli alunni stessi negli ultimi anni? Cosa ne pensa? Posso dirle che sono eccellenti. Ecco un risultato davvero soddisfacente per noi nel nostro sondaggio anonimo, che è davvero un indicatore di quanto successo abbiamo nell'attuazione di questo progetto, tanto che di 1300 alunni che hanno compilato il modulo del sondaggio risulta che l'83% di loro, dopo gli studi, pensa di, andare alle o di uscire alle urne per le elezioni. Ben il 71% di loro ritiene che il proprio voto sia importante. Oltre il 90% è ormai consapevole dell'importanza delle elezioni. Si tratta di un risultato davvero positivo anche per noi ed è davvero un segnale che dobbiamo continuare a fare questi corsi per educare i nostri cittadini, il tutto con l'obiettivo ovviamente di farli diventare cittadini democraticamente consapevoli. Informazioni più dettagliate su questo progetto soprannominato Anche il mio voto conta si possono trovare sul sito web della Commissione elettorale statale www.isburi.hr Notizie flash. La municipalizzata Vodovod Pola informa i cittadini che domani a Lisignano e Marzana, a causa dei lavori sulla rete idrica, sarà interrotto l'approvvigionamento idrico. L'acqua sarà sospesa dalle 8 fino alle 19. A causa dei lavori è possibile che l'acqua sia torbida. In caso di anomalia si pregano gli utenti di contattare il centro utenti della municipalizzata. Nell'ambito del festeggiamento del carnevale a Dignano, sotto lo slogan Sì ciò che vuoi, domani alle ore 17 si terrà la sfilata delle maschere lungo via Merceria e Rogo di Messer Carnevale in Piazza del Popolo. Il Messer Carnevale verrà messo al rogo anche a Galesano, al campo di Palamano, alle ore 18. I campioni della Lega Croata di atletica paralimpica hanno finalmente ottenuto la palestra che meritano. Grazie alla donazione di Innerwheel, i membri del club di atletica di Pola Spectar continuano la preparazione per la nuova stagione in una palestra modernamente attrezzata e con nuove attrezzature. Il club di atletica per persone con disabilità Spectar di Pola conta circa 50 membri, tra cui 28 atleti attivi e una ventina di volontari. Tra di loro ci sono un team medico e professionale, ma anche persone che sono sempre al loro fianco come supporto e incoraggiamento. Dall'inizio dell'attività del club fino ad oggi, le condizioni di allenamento sono notevolmente migliorate, ha sottolineato Jelena Vukovic, figura chiave del club di atletica di Pola Spectar. Abbiamo ottenuto un'area esterna fornita di una pavimentazione in cemento grazie all'intervento della città, che ci consente di installare più facilmente la piattaforma da cui lanciamo. E grazie a Dinnerwind abbiamo rinnovato anche questa palestra in cui ci troviamo oggi. Ci sono stati installati anche condizionatori d'aria che renderanno i nostri allenamenti molto più agevoli, considerando che qui fa molto freddo in inverno e molto caldo in estate. Come club alleniamo principalmente nelle strutture di Carlo Reutz, i nostri atleti corrono nello stadio Ulianik, ma generalmente siamo qui perché abbiamo tutto adattato alle nostre esigenze e fondamentalmente abbiamo tutto il tempo solo per noi, dato che lo spazio è solo nostro. Ci troviamo nella vostra palestra appena rinnovata. Quanto è significativo per voi? Molto, poiché avremo allenamenti migliori e condizioni di allenamento migliorate. I membri del club Spectar stanno ottenendo risultati eccezionali, sia a livello individuale che di squadra. Per due anni consecutivi sono stati campioni della Lega Croata di atletica paralimpica. Prima c'erano solo la televisione, il telecomando, il caffè e basta. Non ero per niente attivo come oggi. Oggi i miei giorni iniziano svegliandomi alle 6.30, vado al lavoro e quando finisco vengo qui verso le 15.30 per allenarmi. E torno a casa solo intorno alle 17.30-18. Il mio più grande successo sportivo è stato in Finlandia nel 2022, dove ho vinto la medaglia d'oro nel lancio del giavellotto. Ed è questo il mio più grande successo della vita. D'altra parte sono ancora più orgoglioso perché il Comitato Paralimpico croato mi ha nominato miglior atleta dell'anno 2022. Nonostante i risultati eccellenti e il crescente numero di membri, una grande sfida per loro è trovare risorse finanziarie. La città ci ha tolto i finanziamenti di oltre il 60% rispetto all'anno scorso, il che ritengo essere ingiusto e scorretto perché il numero di atleti è aumentato e i risultati sono migliorati. Abbiamo ricevuto il 60% in meno di fondi rispetto all'anno scorso. Con quanto ottenuto dalla comunità sportiva della città di Kona, forse riusciremo a coprire i costi di solo due competizioni su sette che abbiamo in programma. Attualmente l'attenzione è focalizzata sul campionato croata Zagabria, in programma a marzo. Considerando la nuova palestra, l'energia positiva, la determinazione e la motivazione, crediamo che torneranno da Zagabria decorati con medaglie. Ed è tutto dal TG, grazie per averci seguito, a domani.